Purtroppo le province da un paio d'anni sono entrate dentro il tritacarne dei costi della politica e senza capire che invece hanno delle funzioni fondamentali per la vita dei cittadini. Pensiamo al tema del lavoro, alla formazione, le strade, i rifiuti, l'energia, le scuole superiori. Però purtroppo questo dibattito non è emerso nei mass media, non è emerso dentro le forze politiche e il governo Monti che si è trovato ad avere a che fare con un paese sull'orlo del fallimento, nel momento in cui chiede sacrifici agli italiani, deve dimostrare che comincia a tagliare i costi della politica, impropriamente, ma i costi della politica. E le province erano lì e sono diventate l'agnello da sacrificare. Ovviamente questo ci dà molta amarezza, siamo anche abbastanza arrabbiati, ma il punto vero adesso è capire che cosa succede, perché l'interesse vero è per i cittadini. La provincia rimarrà presumibilmente fino a fine legislatura perché non si può cancellare un ente eletto direttamente dai cittadini. C'è tempo fino al 30 di aprile, fino al 30 di aprile avrà esattamente le competenze che adesso, quindi noi andiamo avanti con grande determinazione. Come abbiamo fatto fino a questo momento su tutte le questioni di carattere programmatico, rispetto ai nuovi bilanci, rispetto alla crisi economica, alle battaglie infrastrutturali, il piano strategico. Noi continuiamo a lavorare fino all'ultimo giorno con grande determinazione, con grande serietà nel rispetto dei cittadini. Dopodiché ci apre una fase di riorganizzazione e quindi noi vorremmo giocare anche un ruolo da protagonisti nella nuova organizzazione dei territori che vedrà le province enti di secondo livello, cioè enti fondamentalmente gestiti dai comuni. Saranno i comuni che eleggeranno i 10 consiglieri provinciali e uno di questi diventerà presidente. Questo dalla prossima legislatura. E quindi vogliamo giocare un ruolo da protagonisti anche su questo. Da subito incontreremo i sindaci della provincia perché questo mette in discussione anche l'assetto attuale dei comuni. Da subito cercheremo di avviare una trattativa affinché nella nuova legge regionale gran parte dei servizi rimangano nel territorio, perché non possiamo permetterci una ulteriore centralizzazione regionale, che sarebbe deleteria a maggior ragione per il nostro territorio. I servizi devono essere gestiti dai enti di prossimità, e quindi comuni e province. Bisognerà capire cosa lasciare alla nuova provincia in termini di funzionalità e in generale c'è da difendere un territorio. Questo vale sia per noi, vale per il resto d'Italia. E quindi giocheremo un ruolo da protagonista anche in termini di cambiamento. Non subiremo il cambiamento, ma proveremo ad essere protagonisti del cambiamento. Questo è quanto, e quindi oggi abbiamo organizzato questa conferenza stampa per spiegare anche meglio cosa prevede la normativa. Io sono convinto che dopo Natale, magari quando si rifletterà meglio su ciò che è successo, si capirà che non solo si risparmia poco e niente, ma che forse il rischio è quello di creare anche un caos istituzionale e un ambito provinciale, spesso e volentieri l'ambito ottimale per la gestione di molti servizi. Quindi questo è il lavoro che faremo con grande determinazione su quello che avevamo impostato, si aggiunge questo lavoro di trasformazione e cambiamento che vogliamo giocare da protagonisti. Non c'è scritto da nessuna parte che i dipendenti vadano a casa, noi abbiamo già avviato un piano di riordino del personale che tende a calare in base ai pensionamenti. Così faremo, andremo avanti, ma nella normativa non c'è scritto da nessuna parte, anzi c'è scritto in maniera chiara che i dipendenti seguiranno le funzioni, quindi più funzioni rimarranno sul territorio, più i dipendenti rimarranno a lavorare qua, ma assolutamente nessuno perderà il posto di lavoro. Questo è un altro dei temi su cui ovviamente saremo impegnati, perché sarebbe alla fine assurdo che in un momento in cui c'è la disoccupazione noi andiamo a creare disoccupazione, mentre invece ci può essere un calo del personale graduale, come avevamo già fatto, senza mandare a casa nessuno.